si rovina a parlare, è meglio che guardino e ascoltino. Beh, io non volevo parlare questa volta, io volevo che guardaste così, che ascoltaste così, senza pensarci troppo. Se quello che dico io vi serve più che a pensare prima, a non pensare prima, potete ascoltare, se no cambiate canale e calcolate dopo una decina di minuti che comincia la musica. Non dovete pensare, ma sapete che è diventato difficile? È diventato difficilissimo accettare. Accettare di guardare una cosa senza pensare di averla prima dominata. Poi accettare una cosa che è addirittura opera di Donizetti, senza avere prima un bel casellario in cui occuparsene, sapendo la definizione, eccetera. E invece in quel 1840 a Donizetti avevano chiesto a Parigi, mentre stava mettendo a posto il poliuto rifiutato a Napoli per ragioni di censura sostanzialmente, e riscritto per Parigi col titolo Le Martire, a Donizetti era stato chiesto di fare una cosa leggera, divertente per l'opera comique. Un'operetta sostanzialmente, La fille du régiment, la figlia del reggimento. Forse l'avete sentita, e se l'avete sentita in italiano avete sentito un'altra cosa da quello che questa sera vediamo e sentiamo, perché la traduzione italiana l'ha portata a somigliare parecchio a un'opera, con quel linguaggio un po' pomposo, con quell'arrotondamento delle vocali, delle consonanti, delle frasi, che nella lingua italiana cantata, soprattutto nell'opera, c'è. Ma soprattutto poi non ci sono le parti parlate, mentre l'edizione di questa sera ci sono le parti parlate, ma poi ancora è lo spirito, è la voglia di fare una cosa sbagliata che vince in quest'opera. Pensate che noi lo vediamo in una edizione australiana, Joan Sutherland, protagonista, questa signora maestosa che si diverte a fare la ragazzaccia, perché la ragazzaccia è la figlia del reggimento, la figlia del reggimento, è una ragazza che viene allevata da un reggimento per una serie di questioni da commedia, da operetta quasi, è tutto finto come un'operetta. Vi va bene? Non vi va bene? Ma l'operetta è una cosa seria. L'operetta è una cosa stupida, se volete, è un mondo stupidissimo, un mondo in cui non bisogna credere, ma che gioca fra la stupidità sua e la tentazione continua di far diventare vero, di far diventare bello, di far diventare... grande nostalgia, grande malinconia, grande incantamento, quello che non è fatto di niente, salvo del fatto che si è lì per divertirsi e improvvisamente scatta qualche cosa che ci prende. Qual è il posto di Donizetti in una storia dell'operetta in cui si fosse dedicato? Ma insomma, qui abbiamo questi indizi da questa piccola opera, che una vera operetta non è, ma che ne ha dei caratteri. Perché si vede come un gioco fra le cose allegre, spregiudicate, finte, comiche, deliziose che Donizetti scrive per la situazione e il fatto che lui si infila in prima persona e per certi momenti, in certi momenti, le fa diventare una cosa più grande. È una musica brillante, alla francese, boulevardier, per esempio, non so, c'è un trio, non vi dico quando e come, perché è molto divertente seguire questa storia lieve anche nella sua trama, dove tre personaggi cantano stretti insieme, tutte e tre, qual favor, qual piacere. Voi la sentirete cantare in francese, quindi Tous les trois réunis, quel plaisir, mes amis, che come sentite ha già un suono un po' più, un po' meno costruito.
E il motivo è? Sentite che siamo già vicini al mondo di Offenbach, però vorrei farvi pensare a tre cose prima di guardare, che servano soprattutto non per sapere delle cose, ma per essere pronti ad accettarle. La prima è che Donizetti è uno che racconta, che non ce la fa a non raccontare, a raccontare profondendo idee, che fatica per chi scrive oggi, ma un po' sempre, fare dei lunghi racconti. E invece gli operisti italiani avevano le frasi lunghe, avevano lo spumeggiare dell'orchestra, avevano la capacità di una melodia che continua. Ecco, ad esempio, questo lo cito in italiano per comodità, è un duetto fra Tonio, innamorato di Maria, e Maria, la figlia del reggimento. Il bel soggiorno dei tempi andati, i miei compagni cotanto amati, per voi Maria, fin d'or lo sento, senza tormento potrei lasciar, ma una tale indifferenza, io ve l'accerto, è colpevole davvero, è colpevole davvero. Lui di nuovo, e finalmente da voi lontano, ma lo sopportando la vita in me, sfilar io volli. Voi sentite come va avanti tutto, come siamo quasi portati a un ritmo più naturale che non lo stesso parlato, se fosse parlato. La seconda cosa che volevo dire è che il taglio del linguaggio permette un virtuosismo strepitoso. Il tenore sarebbe tenuto a fare 8 più un nono di conclusione, do di petto, un'ottava sopra naturalmente, che è una cosa di una spericolatezza assoluta. E sentirete proprio la signora Sutherland come nelle cadenze abbia voglia di sprigionare delle cose quasi inarrivabili di bellezza e pulizia, eleganza e disinvoltura, come se potesse gettare una manciata di acuti così. E questo è un tipo di faccenda che non succede nel resto del teatro. Cioè, improvvisamente si sprigiona la straordinarietà assoluta, poi tutto continua come se nulla fosse. E la terza cosa a cui stare attenti è quando Donizetti abbia ragione o abbia torto, non lo so, si mette improvvisamente a far decollare assurdamente la storia. Ad esempio, c'è un momento in cui si è deciso che Maria, la figlia del reggimento, deve lasciare il reggimento e deve andare a sposare uno che non ama, insomma, la storia. Fino a quel momento, si è scherzato. E lì invece viene fuori il corno inglese. E viene fuori questo tema. Lei canta. Conviene partire, o miei compagni d'arme, ed ora in poi lontano da voi fuggire. E va avanti questo tema, è una malinconia semplice, arcana, ci pende. Sarà la melodia, sarà questa abilità armonica della modulazione. Conviene partire, conviene partire.
pietà, celate il pianto. Sentite come continui tutta la frase, una cosa sola, non si è ancora fermata, eccola. Solo adesso chiude la sua prima parte e poi quando chiude la seconda i presenti si uniscono in questo commento a tre su cui poi rientrerà la sua voce. Siamo lì, non vorremmo, ma ci sentiamo presi da questo senso della partenza, da questo sgomento, da questa dolcezza. Insomma, per guardare quest'opera bisogna essere pronti a tutto, a prendere la sciocchezza come sciocchezza, a prendere il prestigio scintillante come meraviglia e anche a prendere un addio semplicemente come un addio. Joan Sutherland, the daughter of the regiment.